Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo quarto appuntamento della nostra emittente LRM YTV, l'emittente ufficiale nel sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe e Monferrato. E questa mattina mi trovo in un posto che è la culla della cultura, il teatro sociale della sala storica della città di Alba. Quindi è una luogo meraviglioso, restaurato alla fine dello scorso millennio, riaperto al pubblico. Oggi però è chiuso al pubblico, perché comunque la cultura è chiusa, e speriamo davvero che qualcosa cambi e al più presto in sicurezza. Buongiorno Laurana Laiolo. Come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Bene, abbiamo avuto... Bene, resisto. Abbiamo avuto riscontri favolosi nella terza rubrica, nella terza trasmissione. Sono molto contento, non avevo dubbi, perché è veramente richiesta la tua presenza e la tua narrazione. Oggi di che cosa parliamo? Oggi, da un punto di vista di una piccola porzione dell'universo, della questione planetaria. Benissimo. Cioè della nostra responsabilità collettiva per il benessere del pianeta. Perfetto. Perché credo che questo sia il grande tema che si apre davanti a noi. Non è un tema nuovo, però forse abbiamo oggi degli strumenti e delle consapevolezze diverse rispetto a prima. Si è detto molto sulla questione planetaria, ma io vorrei partire dal nostro territorio. Certo. Perché è un territorio interessante da questo punto di vista. Abbiamo dei punti di forza, perché i nostri agricoltori possono diventare custodi del creato davvero, e abbiamo dei punti di criticità, perché indubbiamente l'agricoltura ha influito anche sui cambiamenti climatici, e quindi la consapevolezza di riportare alla biodiversità, al contesto umano e territoriale è estremamente rilevante. Allora, sul numero di culture che è qua, sì, e che è l'esito del Festival del Paesaggio Agrario, si può leggere in PDF sul sito dell'associazione www.davidelaiolo.it, e poi si trova anche in vendita con i contatti che si trovano sul sito. Bene, noi lì abbiamo avuto un contributo molto interessante del dirigente dell'ARPA Alberto Mafiotti sui cambiamenti climatici e sull'effetto, l'esito che questi cambiamenti hanno anche sulla coltivazione della vite. E devo dire che altri tre contributi delle organizzazioni agricole hanno sottolineato questo problema. Mafiotti ci indica che con l'aumento delle temperature che si è verificato nell'ultimo periodo, noi rischiamo di dover portare la coltivazione della vite più in alto di dove è adesso. Tu capisci che questo ha un riscontro economico notevolissimo e ha un riscontro paesaggistico, perché vuol dire perdere la qualificazione identitaria del patrimonio dell'umanità. Assolutamente. La consapevolezza dei dirigenti agricoli mi ha fatto molto piacere. E accanto a queste riflessioni c'è un grande contributo del professor Marco De Vecchi sul valore della biodiversità. E quindi è su questi temi credo sia da riportare l'attenzione. Cioè, noi abbiamo un territorio che è un territorio che offre molteplici opportunità, però va salvaguardata la fondamentale componente dell'economia per noi, che è l'agricoltura.
Per esempio, noi abbiamo sicuramente dei problemi, ne abbiamo già parlati, sulla gestione del territorio. Territorio fragile. Territorio che ha bisogno di una manutenzione e che ha bisogno anche di interventi oculati, non impattanti, risolutivi di certi problemi che esistono. Penso ai trasporti pubblici, penso ai servizi. E allora allarghiamo lo sguardo e vediamo come possiamo introdurre noi il nostro territorio nel quadro più generale dei ingenti finanziamenti che arriveranno sul territorio. E qui credo che sia indispensabile, credo che anche tu lo condividi, una strategia territoriale unica. Io verifico che per molto tempo ciascun territorio ha fatto per conto suo e ci sono i più bravi e i più deboli. Se facciamo così anche per spartirci i fondi che possono arrivare sul territorio, noi aumenteremo le disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche. Per esempio, io vedo proliferare consorzi pubblico-privato per captare i finanziamenti, per fare operazioni turistiche o di promozione di piccoli territori. Il pianeta è grande, noi siamo una briciola di questo pianeta. Se facciamo la suddivisione dell'atomo, vuol dire che scompariamo nel contesto generale. Quindi credo che si debba molto riflettere su dove vogliamo che atterrino i finanziamenti e come li vogliamo gestire. Perché io ascoltavo il presidente Draghi che parlava di coordinamento delle regioni e dei comuni. Allora, noi possiamo avere una funzione importante territoriale con gli attori, con i decisori, per dare concretezza ai finanziamenti che arrivano. È molto interessante perché finora si sembrava che il rapporto fosse governo-Europa. Il rapporto è governo-regione-comuni e quindi unione di comuni. Quindi, e su questo il presidente della tua associazione, Franco Comaschi, ha fatto una riflessione interessante su culture, proprio sulla funzione degli enti che sono più direttamente collegati ai cittadini. Perché credo che ci sia una parola da aggiungere al termine programmazione, che è la partecipazione. Cioè, se non si riesce a programmare gli aiuti con una larga partecipazione, cioè con una larga consapevolezza delle priorità che ci si daranno sul territorio. Chiaro che la digitalizzazione è una risorsa importante, ne abbiamo già parlato. Io credo che noi dobbiamo molto insistere sulla sanità territoriale, dividimità, perché il territorio ha tanti piccoli comuni e in questi comuni ci sono delle esigenze di assistenze sanitarie di un certo tipo. Certo. Bisogna rovesciare il concetto della casa di riposo come rifugio ultimo e consentire a tutti di stare il più possibile all'interno del proprio ambiente, della propria casa. La gestione del territorio non può prescindere dai comuni, ma allora bisogna rafforzare i comuni, perché Italia e la finanza pubblica hanno ridotto il comune alla figura del sindaco. Il sindaco è quello che ti fa le carte d'identità e la mancanza di personale addetto ai servizi è una limitazione forte del ruolo che può avere
il comune. Allora, se dobbiamo verificare come arrivare a questo coordinamento, credo che l'associazione dell'UNESCO possa essere un esempio, perché l'associazione è composta da 3 province interessate al territorio, la regione, e ha un rapporto privilegiato col ministero. Allora, la domanda questa è a te, la domanda è dell'associazione. Che ruolo può giocare l'associazione nella definizione dei piani? Perché adesso si sono messi insieme tanti progetti, sperando che arrivino i soldi. Sì. Quando arriveranno i soldi, bisogna fare progetti. Ad esempio, sempre sul numero di culture, Vincenzo Gerbi ha portato l'attenzione agli acquedotti. Beh, su questo probabilmente va fatta un ragionamento molto attento, perché sono piccole strutture, però l'acqua è un bene pubblico. E quindi queste piccole strutture devono funzionare. E l'acqua è il principio di vita, come diceva il primo filosofo della storia di cui abbiamo conoscenza, cioè Talete. Che tra l'altro è interessante, Talete, faccio questa digressione da professoressa, è interessante Talete perché in realtà lui era semplicemente una persona saggia, poi è diventato l'iniziatore della filosofia, ma era un commerciante di olive che aveva previsto un periodo di siccità. Quindi aveva fatto incetta e quindi aveva lucrato quando gli altri invece aspettavano semplicemente l'alternarsi delle stagioni. È diventato saggio per questo. Il filosofo non aveva la testa in aria, aveva i piedi per terra e osservava attentamente la natura. È un'altra indicazione di lavoro. Ecco, io credo che questo anno che si apre, in cui si apre perché adesso siamo sempre chiusi, quindi dico che si apre anche se siamo già ad aprile, credo che debba essere dedicato con molta attenzione e con molta determinazione a definire i contorni degli interventi e a confrontarsi con i decisori, perché poi noi possiamo dire delle belle parole, però poi chi decide, chi ha in mano i pulsanti sono altri. E invece in questo caso io credo che sia necessario un coinvolgimento di tutti. Io credo che noi dobbiamo fare un grande investimento nella conoscenza e nella formazione. Dico questo perché ormai moltissimi giovani impegnati in agricoltura sono diplomati o laureati, cioè hanno capito le loro famiglie che ci vogliono delle competenze più elevate, semplicemente dell'esperienza. Però in questo campo abbiamo ancora molta strada da compiere e quindi le università di territorio, i rapporti col Politecnico, le grandi competenze scientifiche devono calarsi anche sul territorio. Sembra un discorso da visionaria, credo. Ma io sono convinta che questo anno così duro, così difficile dal punto di vista personale e collettivo, sta cambiando quasi tutto. Credo che non possiamo più pensare di tornare alla cosiddetta vita normale. Dobbiamo fare un salto di qualità, essere più bravi del virus e impostare le nostre scelte diversi. Io credo, per esempio, che chi ci ha espresso una visione
complessiva mondiale è Papa Francesco con Fratelli Tutti, ma ancora prima con Laudato Si. Mi pare che sia l'unico intellettuale veramente mondiale in questo momento e che invece ci sarebbe bisogno di tanti intellettuali locali sì. che riuscissero a mettere insieme la visione generale e le esigenze singole del territorio. Quella enciclica è un segno del cambiamento prima che il cambiamento avvenisse. Questa è la forza degli intellettuali, quando prevedono, come Talete, insomma, che prevede la carestia. Allora, io volevo intervenire, grazie Laurana, di questa tua bella narrazione, di queste riflessioni, ad alta voce. Anche se il telefono suona, ma siamo in diretta, quindi non preoccupiamoci di questo. Hai tirato in ballo l'associazione, il coinvolgimento nella progettualità e ti posso dire che noi siamo non solo stati coinvolti in questa serie di incontri che la Regione Piemonte ha finalmente voluto fare con i territori, con i comuni, con le dimensioni di coordinamento di tutto il territorio regionale e anche la parte della gestione dei siti UNESCO che, vorrei precisare, non siamo solo il nostro sito, che è un sito importantissimo, territoriale, seriale, laboratorio di cultura e di buone pratiche riconosciuto dal Ministero, ma noi abbiamo il 37% di territorio regionale tutelato dall'UNESCO in varie declinazioni. Quindi io ho lavorato già per portare a livello regionale la competenza di chi gestisce i territori UNESCO nel discorso di coinvolgimento in questa rinascita dei territori stessi, perché noi abbiamo un distretto del sito UNESCO piemontese, dei siti UNESCO piemontesi, che è sulla carta ma non è stato ancora trasferito nelle azioni perché è ancora molto da strutturare. Però questo lavoro ormai è da fare e noi avremo, credo, anche l'incarico dalla Regione per coordinare un po' tutti questi siti UNESCO, partendo dalle residenze sabaude, ma come polis, come politica complessiva, perché tanto dobbiamo capire che da soli non si va da nessuna parte, soprattutto anche quando ci sono delle forme di finanziamento così importanti da non sprecare, perché l'ultima occasione che ha questo paese di rimettersi in bolla, come si dice un po', però dovremmo essere capaci di coordinare le varie esigenze. Noi come sito UNESCO lavoriamo tutti i giorni, e tu lo sai, per le varie politiche, per i vari progetti. Infatti, da quando abbiamo avuto il riconoscimento, noi è il settimo anno di progettualità della legge 77 su una filiera di progetto che abbiamo iniziato nel 2014 e sarà per un decennio quantomeno. Adesso siamo al cambiamento climatico, ma prima abbiamo fatto il censimento, prima abbiamo fatto l'accessibilità, prima abbiamo fatto le memorie e le tradizioni. Quando arriveremo al decimo anno, abbiamo un cofanetto anche di pubblicazioni. Noi non rilasceremo solo delle parole, noi abbiamo un cofanetto di 10 volumi dello stesso formato, che è quasi la Bibbia della gestione del sito UNESCO, che ogni amministratore dovrà avere, ogni sindaco lo regaleremo questo blocco di 10 volumi da tenere nel proprio ufficio e guardare e vedere quello che è l'identità di un territorio dopo 10 anni. Perché se non lasciamo un segno, non riusciamo a trasferire, come tu sai bene, le nostre competenze. Anche il Festival del Paesaggio Rurale, che nei prossimi giorni ti chiederò come anima di questo progetto, che quest'anno è alla 13ª edizione, credo, mi sembra proprio sì. Io ti chiederò, ho un'idea, non la posso dire oggi, ho un'idea da proporti, però dovrà essere molto concentrato anche in pochi giorni, visto le tempistiche, visto il periodo che stiamo vivendo, ma questa volta ci sarà il confronto con gli amministratori, i tavoli. Io vorrei creare proprio in questi 3 giorni i tavoli tecnici con chi gestisce il territorio, la rappresentatività della regione, dei sindaci, delle province e l'associazione.
perché se no continuiamo a fare bellissime parole, bellissimi proclami, ma non dico a noi, ma in generale, ma non lasciamo come fosse mini stati generali del paesaggio rurale, cioè che poi resta un libro bianco scritto su quello che è le risultanze di questa riflessione, che poi vengono messe in pratica queste cose, perché se no non serve a nulla fare tanti. I convegni, secondo me, vanno aboliti in quanto convegni. Bisogna portare delle idee. Io il 20 maggio, e te lo dico anche oggi in anteprima, pubblicherò una mia ricerca, che è stata sostenuta dalla Commissione Nazionale UNESCO, una ricerca all'internazionalizzazione dei siti paesaggio vitivinicolo del mondo. Ho tirato fuori tutta la storia dei 14 siti UNESCO per far capire al nostro territorio in che contesto siamo. Perché tanti pensano che il nostro riconoscimento UNESCO sia un bollino che ci hanno dato perché siamo simpatici. Noi abbiamo dimostrato un valore universale diverso da quei 13 siti che sono già al mondo. Ma c'è un'identità complessiva del paesaggio vitivinicolo mondiale che è europeo, perché sono tutti in Europa. E ho scritto questo trattato. Sì. Ci sarà un convegno online che si terrà ad Astis con tutti i più importanti riferimenti del Ministero, della Commissione Nazionale UNESCO, eccetera. E questo volume verrà regalato a tutte le scuole, a tutti gli enti, le amministrazioni, proprio per dire di che cosa stiamo parlando dell'internazionalizzazione, di che cos'è un sito UNESCO. Bisogna guardarsi intorno, perché se parliamo sempre solo del nostro, non sappiamo che in Borgogna fanno determinate cose, nella Loira fanno determinate cose, ma tutti insieme siamo il cambiamento climatico. Ecco quello che noi dobbiamo parlare insieme, perché dobbiamo tutelarlo, tutto il patrimonio mondiale dell'UNESCO, non è solo il nostro, ma dobbiamo volere bene anche a Valdobbiadene, alla Val d'Orcia, alle Cinque Terre, perché comunque è un modo di parlare alla terra fatto da contadini, in qualsiasi parte del mondo si trovano. Ecco che un Laudato Si si inserisce in questo, perché è una politica a tutela dell'ambiente e a tutela delle buone pratiche della terra. Ed è giusto quello che dici, giustissimo. Io mi chiudo, ti chiedo scusa se sono intervenuto, ma volevo dire questa cosa. Lavoriamo anche quest'anno per lasciare un segno importante, come la scorsa edizione del Festival del Paesaggio, perché è l'unico evento dedicato alla riflessione sulla terra, sulla campagna, su quello che è il valore autentico del nostro riconoscimento UNESCO. Sì, poi credo che il festival di per sé abbia puntato sempre a una formazione, a una qualificazione degli operatori. È sempre stata una cassetta per gli attrezzi, è sempre stato uno scambio tra chi lavorava e chi lavora e chi pensa, chi studia, chi ha delle soluzioni tecniche o tecnologiche. Sono state sempre coinvolte le scuole, per esempio, come l'università, perché lì si formano le nuove leve ed è la formazione di una mentalità che incide. E quando tu a un ragazzo parli della tradizione, a lui viene in mente suo nonno, ma noi gli dobbiamo dire che quella tradizione si deve coniugare con la scienza e con la tecnologia a favore della terra, perché poi il grande contenitore su cui avvengono tutte le nostre azioni è la terra. Bravissimo. Allora, tu parlavi dell'internazionalizzazione dei siti UNESCO vitivinicoli, il procedimento di coltivazione, il legame tra l'agricoltore e il prodotto è lo stesso in tutto il mondo. Esatto. Una antropologa molto intelligente mi ha spiegato una volta che se noi parlassimo di cultura contadina avremmo la capacità di parlare a tutto il mondo, perché tutto il mondo viene dalla cultura contadina. Allora noi Monferrini o Langaroli avremmo capacità di parlare con il contadino africano,
perché il modello Terra plasma la mentalità di chi ci sta sopra. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. E nello stesso tempo è l'unica cultura veramente internazionale. La globalizzazione ci ha portato qualche beneficio e tanti danni. La Terra, Madre Terra, può portarci solo dei benefici se sappiamo rispettare le sue regole. Io credo che questo possa essere l'involucro in cui inserire anche il nostro lavoro e il nostro senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. E allora possiamo progettare il futuro. Secondo me... Perché il futuro ha un cuore antico. Esatto, bravissima. Abbiamo detto anche tanti titoli che potrebbero essere il nuovo slogan del festival. Festival del paesaggio rurale 2021, responsabilità per la terra. Cioè, sottotitolo, no? Poi per eterne tante, responsabilità. Perché è la responsabilità che ci fa. È un senso di responsabilità quello che abbiamo. E l'onore di tutelare un territorio è un grande onere, ma è un grande onore. Quindi partiamo di lì, coinvolgendo le istituzioni che hanno loro l'ultima scelta, ma vanno, aiutate a decidere per il meglio. Si può sbagliare, qualcosa si può rimediare, ma non fare errori madornali che non possiamo più. Oggi la tutela del paesaggio è l'unica salvezza del nostro pianeta. Tutelarlo, chiudere davvero le maglie, partendo dall'inquinamento e dalle azioni più piccole, per arrivare all'economia positiva che la terra può sempre dare, perché la terra si rivolta quando tu gli prendi qualcosa. Le alluvioni arrivano quando tu rubi del terreno, del territorio. Il fiume si riprende il suo spazio, non prende di più, si riprende quello che ha, quello che è stato disegnato. E quindi da quegli insegnamenti noi dobbiamo ripartire. Io ti ringrazio, Laurana, siamo arrivati al quarto appuntamento, però sono convinto che da lunedì qualcosa ripenso di nuovo e magari ci ritroviamo per una nuova sera. È troppo importante continuare a dialogare insieme e prepararci a questo festival del paesaggio, accompagnando la narrazione, scaldando i motori. Credo che sia il nostro, è un ruolo anche di parlare al territorio, e lo parliamo via social, ma vedi quanto ascolto abbiamo, però lo facciamo con il cuore. Quindi io ti ringrazio davvero, ti auguro un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì. Grazie. E lavoriamo insieme per questo bel territorio, per questa terra. Va bene, grazie. Per questa campagna. Buongiorno a tutti. Ciao Laurana, grazie mille. Saluto Laurana Laiuto. Grazie a voi. Ciao.